Buonasera e bentrovati in questo nuovo numero dell'Abruzzo del Pallone, un numero infrasettimanale perché lo avevamo promesso, ci saremmo stati anche quando le squadre abruzzesi, qualora fossero andate in campo in mezzo alla settimana, e così è. Nel pomeriggio vi abbiamo tenuto compagnia con Diretta Stadio, vi abbiamo raccontato la giornata di Serie D e ora siamo qui per proporvi i servizi delle partite del pomeriggio, ma anche per parlare di chi è in campo in questo momento. Perché si sta giocando in Serie C, è in campo il Teramo che sta pareggiando 0-0 sul campo dell'Imolese, da poco è iniziato il secondo tempo e prima di andare allo stadio Romeo Galli di Imola facciamo il giro di schermate e vi presento anche gli ospiti che sono al mio fianco. Sono particolarmente lieto di avere ospite all'Abruzzo del Pallone Paolo Dercole, giovane direttore sportivo del Francavilla. Buonasera, Buonasera buonasera. a Paolo Dercole, al suo fianco c'è la collega amica Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E ben ritrovata. Chiaramente non c'è Jacopo Forcella perché questa sera è in libera uscita, libera tra virgolette, perché vi ha raccontato Forlì Pineto nel corso del pomeriggio, poi uno spostamento un po' più a nord, a Imola, allo stadio Romeo Galli, quello stadio che alcuni, anzi non alcuni, tanti tifosi del Teramo ricordano per la promozione in C1 nel 2002, la vittoria proprio su quel campo firmata da due rigori di Mirtai. Sono cambiati i tempi. Mirtai è stato un grandissimo bomber del Teramo e il Teramo avrebbe bisogno e come di bomber in questo momento. Andiamo da Jacopo Forcella, prima ancora di andare con le schermate, subito da Jacopo per un commento del primo tempo e per sapere se ci sono novità nella ripresa. Buonasera Jacopo. Buona serata, buonasera ragazzi, dallo stadio Galli di Imola, dove è iniziato il secondo tempo da 3 minuti, sempre 0-0 tra Imolese e Teramo, in libera uscita. Andrea, sì, praticamente sono quasi un cittadino onorario emiliano Eh romagnolo, sì, dopo eh Forlì sì. adesso anche Imola, secondo tempo che è iniziato, come detto, da 3 minuti, primo tempo in cui il Teramo aveva cominciato anche bene, con un buon abbrivio, un bel diagonale di Zecca dopo 13 minuti del primo tempo di sinistro, che ha fatto la barba al palo, ha sfiorato il montante alla sinistra di Rossi. In questo secondo tempo ci sono stati due cambi in casa biancorossa, in una formazione che almeno all'inizio, anziché l'aveva detto, avrebbe fatto qualche cambio parzialmente rivoluzionata. Allora andiamo a vedere quella che è la formazione, considerato che durante l'intervallo sono entrati Caidi e Ranieri per Altobelli e Persia, che avevano iniziato la gara ovviamente al centro della difesa Altobelli come playmaker, invece Persia. In questo secondo tempo, dunque, il Teramo si schiera con Lewandowski, Ventola e Caidi, Speranza, Mastrilli e Spighi, Ranieri, De Grazia, Zecca, Barbuti, Frattaggio, 4-3, ovviamente con Ranieri in questo secondo tempo a dettare i tempi di gioco, con Spighi e De Grazia a fare le mezze ali, e poi Barbuti, una delle novità in attacco per questa partita, al centro dell'attacco, con ai lati Zecca a sinistra e Fratangelo a destra, anche se nel primo tempo hanno giocato su lati invertiti, ovvero Zecca era a destra, Fratangelo sulla corsia opposta. Ci sono stati due cambi anche nell'Imolese, uno nel primo tempo al 17esimo, forzato perché si è fatto male Samuele Sereni, al suo posto è entrato Fiore sull'out di sinistra nel 4-3-1-2 disegnato da Dionisi. Adesso, tra primo e secondo tempo, ha fatto il suo ingresso in campo Eric Lanini al posto di Michael De Marchi. E dunque non cambia la solfa, sempre 4-3-1-2, Rossi tra i pali, Garattoni, Boccardi, Carini e Fiore in difesa, Rajec e poi due ex, Carraro e Valentini a centrocampo, Belcastro tra le linee con Lanini e Giovinco in attacco. Il Teramo adesso è in possesso di palla, scivola Zecca, recupera comunque il pallone, c'è fallo probabilmente su di lui di Rajec, ma il pallone è ancora della squadra biancorossa, con Barbuti che può allungarsi, può mettere il traversone sul secondo palo, attenzione, arriva di gran carriera Spighi, può mettere il pallone di nuovo al centro, lo scarico per De Grazia, il pallone sul sinistro, prova a cercare un compagno libero, Mastrilli, ancora il forcing del Teramo con Spighi, lato corto e l'area di rigore manda alla parte destra del campo il pallone che viene deviato e ci sarà calcio d'angolo per il Teramo, 5 minuti 30 secondi, 0-0 a Imola, tra Imolese e Teramo, voi.
Grazie Jacopo. Paolo Dercole segue un po' anche le vicende del Teramo, anche magari da lontano, non so, si è fatto un'idea di questo inizio di stagione? Secondo me manca forse un pizzico di cattiveria lì davanti, perché la squadra insomma è ben assortita. Sono giovani interessanti, ragazzi già di categoria. Cattiveria o qualità? La cattiveria sicuramente agonistica è importante, soprattutto lì davanti, perché poi la qualità sicuramente dipende poi da quello che uno può anche spendere per comprare determinati certo. giocatori, però non mi sembrano inferiori ad altri di altre squadre. È una squadra che comunque gioca bene, però lì davanti se non fai gol comincia a fare fatica. È tutto più difficile. Agna, tu hai visto il primo tempo, stai seguendo anche la ripresa, che idea ti sei fatta? Di un Teramo che ha avuto l'occasione più nitida con Zecca, un diagonale col mancino che è terminato purtroppo fuori, e poi Limolese, diciamo che in maniera un po' più costante si è fatta vedere dalle parti di Lewandowski, non creando pericoli particolari, a parte al terzo e intorno alla mezz'ora con Belcastro. Però mi sembra comunque una buona formazione per essere, comunque ricordiamo, una ripescata in Serie C. Adesso vediamo che Zichella ha deciso subito di cambiare qualcosina, evidentemente non soddisfatto né di Altobelli né di come stava gestendo il gioco Persia. Vediamo nel secondo tempo se effettivamente ci saranno miglioramenti, però il problema insomma da un paio di gare rimane quello: se non si riesce a segnare è difficile poi anche certo. poter vincere le partite. Certo, Serie D che vede una squadra in copertina e il Notaresco che è primo in classifica, oggi terza vittoria su tre partite, e poi la grande sorpresa, la sconfitta del Cesena proprio al photo finish con il Matelica, e l'ascesa ancora del Francavilla che vince il suo secondo impegno casalingo. Sono tutti temi che tratteremo, così come tratteremo di quella che già possiamo chiamare crisi della Vastese, con la posizione di Ottavio Palladini già in bilico, il tecnico aragonese. Schermata di Serie C, andiamo a vedere i risultati. Le partite si stanno giocando in questo momento, con l'eccezione di San Benedettese Vispesaro, che avrà inizio alle 20:30, e ovviamente il rinvio di Ternana Feralpi Salò. Fermana Gian Erminio 1-0, Gubbio Albino Leffe 0-0, Imolese Teramo 0-0, Monza Renate 1-0, un derby lombardo per il Monza, che ormai è di proprietà della Fininvest di Silvio Berlusconi. Pordenone Virtus Vecomp Verona 1-0, su Tirol Fano 0-0, Vicenza Rimini 0-0, Triestina Ravenna 1-0. Vediamo la Serie D, in questo caso sono risultati definitivi. C'è un gol a Imola, Andrea. C'è un gol a Imola, Jacopo. Sì Andrea, vantaggio del Teramo al 9 minuto della ripresa, il capitano Ivan Speranza su quel corner che vi avevamo raccontato prima, perché nel frattempo c'era stato l'infortunio a Rossi, portiere dell'Imolese, dunque il gioco era tardato a riprendere, si è ripreso solo qualche istante fa. Corner sul secondo palo, testata di Speranza, nulla da fare per Zommers che praticamente entra in campo e subisce gol. Il Teramo passa in vantaggio con la capocciata del suo capitano, 10° minuto nel corso del secondo tempo. Cambia il punteggio qui al Galli di Imola, Imolese 0, Teramo 1 il gol. Ivan Speranza, a voi. Ebbene, allora possiamo aggiornare la schermata precedente. Arriva il primo gol in campionato del Teramo, che nelle precedenti 4 partite ufficiali, 2 di Coppa e 2 di campionato, aveva segnato una sola volta a Rieti, in quel caso 2 reti, ma nelle altre 3 partite era rimasto a secco. Gol che arriva da palla inattiva, però è un gol che vale assolutamente. Ora qui stiamo rivedendo. Richiama Agna il colpo di testa di Caidi fatto con la San Benedettese come parabola, però allora ci fu il salvataggio di Bove, stavolta no. Le palle inattive, quando non riesce a segnare, il direttore ovviamente lo sa meglio di me, sono preziosissime da poter sfruttare. In questo caso mi viene un po' da sorridere, perché è riuscito a segnare il primo gol in campionato del Teramo non solo il capitano, ma colui il grande escluso. Esatto, colui mi hai capito subito, colui che è stato escluso a Bolzano, su cui c'è stata un po' questa vicenda per l'appunto della non convocazione. 1-1, attenzione, Jacopo. E
Jacopo. Andrea, subito pareggio dell'Imolese, subito pareggio dell'Imolese, ancora la palla inattiva, vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere il numero 24 Saber Rajek, che è saltato anche lui da palla inattiva e ha anticipato la difesa del Teramo, pallone sotto l'incrocio sul primo palo. Dunque per un gol di testa del Teramo ne arriva uno di testa dell'Imolese, botta e risposta nel giro di pochi istanti. Imolese 1, Teramo 1, cambia ancora, dunque il risultato al Galli, a voi. Sì, noi vedremo tra poco il gol perché chiaramente siamo in leggero ritardo con le immagini. Agna, neanche il tempo. Sul primo palo, pallone sul primo palo, corner, pallone sul primo palo è un po' ferma. In neanche caso. Il tempo di pensare che il primo gol era arrivato da Speranza, il grande escluso della prima partita, esatto. Che è arrivato subito il gol del pareggio, ecco, lo sto vedendo anche io, un ostacolo all'altezza del primo palo. Dunque 1-1 al Galli tra Imolese e Teramo. Andiamo in Serie D, vediamo la schermata, questi sono i risultati definitivi, le gare si sono giocate nel pomeriggio: Vezzano Castelfidardo 5-1, Forlì Pineto 0-0, Francavilla Montegiorgio 2-1, Jesina Savignanese 0-2, Matelica Cesena 1-0, Agnonese Notaresco 1-2, Recanatesi Isernia 1-1, San Maurese Giulianova 1-1, San Giustese Bastese 3-0, Sant'Arcangelo Campobasso 2-1. Per una classifica che vede un abruzzese in testa insieme ad una marchigiana, ecco qui, San Giustese e Notaresco, 9 punti e dunque due squadre restano a punteggio pieno dopo il KO maturato nel finale del Cesena a Matelica. A quota 6 Francavilla, oltre che Cesena, poi Savignanese, Matelica, Sant'Arcangelo, 5 punti per il Giulianova, 4 per Forlì, Montegiorgio, Pineto e Jesina, 3 per la San Maurese, 2 per la Recanatese, 1 punto per il Campobasso, per l'Isernia, la Vastese e il Castelfidardo, 0 punti per l'Avezzano che oggi ha neutralizzato la penalizzazione, 0 punti anche per l'Agnonese, ancora a secco di punti. Questo è il quadro della situazione. Peraltro vi aggiungo che si sta giocando anche un posticipo di Serie B a Cremona. La Cremonese è in vantaggio 1-0 sul Cosenza, la rete di Mogos è appena finito il primo tempo, si sta giocando anche in Serie A un anticipo delle ore 19, Udinese-Lazio 0-0. Giudizio sulla classifica e sui risultati odierni, sorprende il primato del Notaresco intanto, Paolo D'Ercole? Per le immagini che ho visto, non ho vista mai dal vivo la squadra, però ho visto tutte le immagini di ogni partita tranne quella di oggi, e per come gioca la squadra no, ovviamente per come forse è stata costruita, per il senso della costruzione della squadra, non penso che loro vogliano lottare per quello, poi se ci si riesce tanto meglio, però per come giocano devo soltanto fargli i complimenti ed è giusto che siano lì davanti a tutti. Come Cesena, abbiamo visto insieme in precedenza il gol partita di Franchi, poi magari più tardi vi mostreremo una clip con il gol partita e le altre azioni. Che succede, Agna? No, ci sono due cambi, entrano Bascio Terracino e Di Renzo. Ok, perfetto. Cesena che conosce la prima sconfitta in campionato? Beh, io ho detto inizio del campionato, prima che iniziasse questo campionato, che sarebbe stato tra i più difficili degli ultimi 10 anni in questo girone, perché tutte le squadre sono attrezzate comunque per fare bene, sono tutte quante quadrate. Noi vediamo c'è la Savignanese, un'altra squadra emiliana, che ha 6 punti, che penso che siano delle squadre che sulla carta abbia speso meno di tutte quante, certo. Però è lì, se la gioca con tutte, come oggi Recanatese che ha pareggiato con l'Isernia, se non sbaglio, sì. Sono tutte squadre ha sprecato che un po' troppo e poi ha subito la beffa. Sì, però la Recanatese è una delle squadre favorite per il campionato, adesso all'inizio del campionato stanno un po' tutte le grandi soffrendo, anche noi quando siamo andati a Campobasso abbiamo giocato con una mentalità non da squadra che vuole ottenere i punti, quindi siamo andati un po' sul velluto e abbiamo preso 3 gol e siamo tornati a casa. Avete un po' invertito il trend in queste 3 giornate di quello che accadeva lo scorso anno, quando sì, eravate squadre da trasferta ma in casa soffrivate troppo, almeno sì, come risultati. Spero di non farla completamente al contrario, spero di fare qualcosina di più. A partire magari da domenica, quando giocherete a Vasto contro una squadra in grandissima difficoltà.
Sì, però questo non ci deve far abbassare la guardia, perché sappiamo benissimo che la Vastese è una squadra costruita assolutissimamente per stare davanti a tutte. Non ha una squadra forte. Forse in questo momento la fortuna non è da parte loro, perché domenica potevano vincere anche se con un errore del portiere avversario, però hanno subito un gol su un cross errato e sì, non sono portati a casa i tre punti. Esatto, allora direi di andare subito con le immagini, il servizio curato proprio da Agna relativo alla vittoria del Francavilla sul Monte Giorgio, poi ascoltiamo anche le dichiarazioni dei due allenatori e del presidente del Francavilla Candeloro. Il Francavilla centra la seconda vittoria consecutiva al Valle Anzuca, battendo 2-1 il Monte Giorgio. Racchini cambia qualcosa rispetto alla gara persa a Campobasso, con Sanchez che prende il posto dello squalificato Cruz in avanti. Dall'altra parte Paci conferma il 3-5-2, mandando subito in campo l'esterno Scipione in difesa. I marchigiani sembrano partire meglio, con Sbarbati che prova e riesce a scavalcare Spacca dopo 2 minuti, ma il direttore di gara ferma tutto per l'azione a gamba tesa portata avanti dall'attaccante. È però un super Banegas a fare le fortune nel primo tempo per i padroni di casa. L'attaccante giallorosso al quinto fa partire un bel mancino che coglie di sorpresa Perfetti per il vantaggio del Francavilla. Il Monte Giorgio dopo 5 minuti ha l'occasione per rispondere, con l'azione forse viziata da un fallo subito da Di Renzo, ma non ravvisato dal direttore di gara. La palla arriva poi nei pressi di Regolanti, che in scivolata manda incredibilmente alto. E ancora Monte Giorgio al 24esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione De Lucia impatta di testa il pallone, non trovando però lo specchio della porta. Il Banegas Show prosegue al 26esimo. L'attaccante raccoglie col mancino la punizione di Palumbo e piazza di nuovo la sfera alle spalle dell'estremo difensore ospite. Racchini però perde Sanchez, toccato duro ad una caviglia. Al suo posto entra in campo De Costanzo, con Paravati che si sposta per fare il centravanti. Al 40esimo è bravo Spacca a chiudere su Sbarbati, ma nel recupero la ghiotta occasione per il 3-0 passa tra i piedi di Palumbo, con il tentativo del giocatore giallorosso che viene messo in angolo da Perfetti. Nella ripresa è Cafiero a sfiorare il tris con un colpo di testa dagli sviluppi di una punizione, che il difensore però alza sulla traversa. Paci cambia poi 3 uomini su 5 del centrocampo per cercare di ravvivare una squadra che fa fatica a costruire, ma le cose non cambieranno granché. Al 21esimo Palumbo e tutto il Francavilla protestano per un presunto fallo di mano di Scipioni, che però cade lamentando una pallonata sul viso. I ritmi si abbassano progressivamente, con i giallorossi che tengono in mano il match ma che rischiano di complicarsi la vita quando Bedin si vede estrarre il secondo giallo, lasciando dunque anzitempo il campo. I giallorossi, fino a quel momento padroni della gara, assistono in pieno recupero anche la decisione del direttore di gara di assegnare un calcio di rigore per il fallo di Nazzari su Marchionni. Dal dischetto proprio Marchionni accorcia le distanze. Nel finale però non ci sarà un vero e proprio forcing da parte dei marchigiani, che hanno, in un calcio di punizione battuto sulla barriera da Omiccioli, l'ultima occasione per pareggiare. I giallorossi di Racchini riprendono dunque la marcia dopo la sconfitta a Campobasso. All'orizzonte c'è adesso il derby in casa della Vastese, da affrontare sicuramente senza Cruz e Bedin. Mister, una gara perfettamente in controllo fino a quell'espulsione con cui magari ci si è un po' complicata la vita del finale. Sì, hai detto tu, una partita ben giocata dalla mia squadra, però nel calcio bastano 2 minuti per riaprire tutto. Diciamo che siamo complicati un po' la vita alla fine, però penso che oggi la mia squadra abbia fatto una partita veramente quella che avevo chiesto, una partita di carattere, una partita bella, solida, come piace a me. Abbiamo rischiato poco, abbiamo fatto 2 gol, ne potevamo fare altri, contro una squadra ben organizzata, quindi da allenatore sono molto contento. Continua il momento positivo in casa rispetto alla vittoria appunto all'esordio, che è un po' una novità, perché rispetto alla passata stagione il Vallanzuca non era proprio un fattore favorevole al Francavilla. Ma sì, io ho detto ai miei ragazzi che comunque in casa deve essere il nostro fortino, cioè no, noi qui dobbiamo fare tanti punti, riusciamo a giocare bene con gli spazi larghi, quindi rispetto a giocare fuori casa ci viene meglio. Dobbiamo continuare così e cercare di fare punti anche in trasferta. Domenica abbiamo una partita non semplice, però adesso pensiamo a questa partita giocata bene, da domani già sul pezzo a pensare a... Presidente, la seconda vittoria casalinga consecutiva, immaginiamo che sia soddisfatto finora del percorso del Francavilla.
E soprattutto perché non eravamo abituati, l'anno scorso 0-8 dentro, 2-2 fuori di media. Mi dispiace perché gli altri picchiano e noi ci cacciano i ragazzi, però dai, se sapessimo fare anche questo saremmo in un'altra posizione, quindi sono molto contento. Mi dispiace che abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato sia in questa partita sia a campo basso, però mi dispiace ancora di più perché abbiamo Sanchez fuori, Cruz squalificato e adesso anche Bedin, però siamo in 25, qualcuno faremo giocare. Un Francavilla che è stato completamente padrone del match fino all'espulsione, poi si è rischiato un po' di complicare la vita con quel calcio di rigore, è soddisfatto comunque della prestazione? Come si fa a divertirsi con le cose facili? Dobbiamo sempre un po' complicarci la vita, però è finita bene, poteva finire peggio, quindi non dobbiamo più andare così vicino al rischio, anche perché le partite le giochiamo bene, andiamo avanti e poi non ci dobbiamo fermare, impareremo. Domenica c'è un altro derby, un derby difficile contro la Vastese, sensazioni? Difficile soprattutto perché la Vastese sta raccogliendo meno anche lei di quello che forse merita, mi sembra abbia perso anche oggi, quindi sarà ancora più pericolosa e noi con 4 titolari in meno non sarà facile, però ce la giocheremo. Si è parlato tanto di Candeloro in quest'estate, c'è qualche altro interessamento da parte sua, Presidente, che magari è tornato in auge negli ultimi giorni? Perciò non ne parliamo più, la prossima volta, 2 mesi dopo che ho fatto il contratto, ve lo dico. E chiudiamo con un bel sorriso del Presidente Candeloro, d'Ercole. Speriamo che continuerà a sorridere fino alla fine del campionato. Anche lui ha sottolineato questa tendenza che al momento si è ribaltata, però dice peccato, no, per questa espulsione anche a campo basso, e sarete privi di alcuni elementi cardine per domenica. A campo basso ha sbagliato sicuramente Cruz perché non aveva senso quello che ha fatto, e il ragazzo lo sa, ne è consapevole. Oggi forse l'arbitro poteva sorvolare visto che Bedin ha fatto 2 falli in tutta la partita e 2 gialli, poteva anche sorvolare visto che ha sorvolato spesso sui falli loro, però fa parte del gioco del calcio. L'arbitro, forse anche Bedin poteva non entrare. Poteva evitare Bedin, poteva essere tutto, poteva essere. Comunque l'arbitro ha scelto così, ha deciso così e dobbiamo accettarlo, e abbiamo, come ha detto il Presidente, altri giocatori che andranno in campo e dovranno dare quello che dà Bedin. Sono tutti importanti e nessuno deve sentirsi indispensabile. Cruz non ci sarà, Sanchez? Sanchez speriamo. Ancora da valutare. Sì, da valutare domani, vediamo. Si è capito più o meno cosa. Sì, forse la rottura di una delle dita del piede. Speriamo che non sia rottura, soltanto un grande spavento, un forte dolore da parte del ragazzo. Agna, una vittoria legittima contro un Montegiorgio che comunque si è dimostrata squadra ostica. Sì, anche se dopo quello che ha fatto domenica contro l'Avezzano mi aspettavo un Montegiorgio un po' diverso, questa ulteriore testimonianza che poi ogni gara è a sé. Diciamo che il Francavilla, poi adesso è la prima volta oggi che riesco a vederlo in presa diretta, non ha mai davvero corso pericoli, ha dato sempre la sensazione di essere in controllo della gara in maniera direi anche abbastanza agevole. Poi quando hai giocatori che riescono magari anche dal nulla a crearti qualcosina e a fare gol, è chiaro che sia un valore aggiunto importante per qualsiasi tipo di squadra e per qualsiasi tipo di obiettivo. Parlo nello specifico di Banegas. Però non ha dato comunque mai l'impressione di soffrire il Montegiorgio quest'oggi e credo che sia una risposta importante dopo la sconfitta di Campobasso. Ecco, sfrutto la presenza di Paolo D'Ercole per chiedere un po' la differenza tra la scorsa stagione, quando comunque facevi parte dell'organizzazione del Francavilla, e quest'anno si è avuta la possibilità comunque di pianificare con minori assilli, perché lo scorso anno è stato fatto tutto all'ultimo momento. Ecco, quest'anno siete partiti con la possibilità di pianificare meglio e avete cercato di colmare anche una delle principali lacune dello scorso anno, cioè migliorare l'attacco, avere più contributo offensivo, il che sarebbe normale dall'attacco. Lo scorso anno è stato Palumbo in realtà il vostro bomber e non è il suo principale lavoro fare gol, poi chiaramente se segna tanto meglio. Assolutamente sì. L'anno scorso sicuramente l'essere partiti in ritardo ha influito su qualcosa, però se pensiamo che comunque
per quello che è stato speso l'anno scorso rispetto a quest'anno, forse dovrei essere più tranquillo io per il risultato finale. In attacco l'anno scorso avevamo un certo signor Fofanà che purtroppo non si è rivelato quello che ci si aspettava. C'erano il miglior attaccante dello scorso anno l'avete tenuto, cioè Banegas. Banegas l'anno scorso ha iniziato malissimo e ha chiuso bene. Ha chiuso molto bene. Abbiamo provato a trattenerlo, lui è stato molto felice di rimanere con noi, quindi bravo chi l'ha preso l'anno scorso, è un po' bravo qualcuno che è riuscito a mantenerlo quest'anno. Certo, diciamo che le permanenze di Banegas e Palumbo sono state importanti per dare continuità. Sì, serviva anche continuità. Per far capire che, perché dopo che è finito lo scorso campionato si era messa una voce in giro purtroppo non vera, però il calcio è questo, che ci sarebbe stato un ridimensionamento importante della società. Questo non c'è stato, c'è stata soltanto una scelta di spendere quello che è giusto spendere in queste categorie, che già è tanto quando spendi il giusto, perché queste categorie non ti portano a nulla, perché tutto quello che un presidente spende in questa categoria, che sia 10, 100, 1000, sono soldi buttati perché non ti portano nessun altro frutto. Tra poco andiamo in pubblicità, però alla luce di quanto detto, quali sono gli obiettivi quest'anno del Francavilla, tenuto conto che c'è una nobile decaduta come il Cesena, tenuto conto che un campionato con 20 squadre dove il livello di competizione è particolarmente alto? Io penso che, ho detto prima, questo girone secondo me è tra i più difficili, se non il più difficile. Poi a livello ambientale sicuramente quello pugliese e campano è sicuramente difficile, perché dal punto di vista ambientale, come dicevo, non è semplice giocare in quei campi, però chi ci gioca è abituato anche a fare questo. A livello tecnico non ha nulla da invidiare a nessun altro girone, il girone F. Cesena ha l'obbligo di vincere per il blasone, per la storia e anche per le aspettative dei 5.000 abbonati che non trovi sicuramente in Serie D, se non a Cesena o a Mantova o a qualche altra squadra. E noi dobbiamo essere bravi a dargli fastidio. Tra i giocatori che sono arrivati quest'anno, che magari si conoscono di meno, se dovessi fare una segnalazione, no? Tenete d'occhio questo giocatore. Chi... Per me sono... li ho scelti io, quindi certo. Dirne uno sarebbe brutto, però escludendo il fatto che Palumbo e Banegas già c'erano l'anno scorso, quindi e sono comunque un po' più noti ai tanti, anche Cruz è un giocatore conosciuto. De Costanzo secondo me è un altro giocatore che è poco conosciuto, ma è un ragazzo che in due anni in Serie D ha già fatto 16-17 gol nel girone laziale. Sono molto contento dei ragazzini più giovani, perché stanno facendo ad oggi un campionato secondo me davvero importante. Però adesso la concentrazione deve essere massima, perché ripeto, il campionato è troppo difficile e troppo lungo, come hai detto tu, perché certo. 20 squadre, saremmo spremuti fino alla fine, come noi qui peraltro, che e voi sarete spremuti a lavorare in onda con i turni infrasettimanali. Maurizio da qui è contentissimo. Allora noi ci fermiamo, poi rientriamo, altro collegamento con lo stadio Galli di Imola, e poi daremo spazio alla capolista abruzzese del raggruppamento, il notaresco che ha espugnato Agnone, e il servizio è già pronto, quindi ora linea alla pubblicità. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, schermata della Serie C, vediamo se ci sono delle novità nei risultati. Ok, il botta e risposta l'abbiamo raccontato tra Imolese e Teramo, sempre vantaggi di misura della Fermana, del Monza e del Pordenone, c'è stato il raddoppio della Triestina sul Ravenna. E torniamo al Galli di Imola da Jacopo Forcella, in un minuto e mezzo il racconto del periodo non collegato. Sì, Andrea, quando mancano 10 minuti più recupero alla fine della partita, sempre 1-1
tra i Molese e Teramo, i gol li ricordiamo a ridosso del decimo minuto della ripresa. Prima Speranza, poi un minuto dopo Rajec per il pareggio immediato dell'Imolese. Qualche minuto fa pericolo per il Teramo con Garattoni che ha sfondato sulla corsia di destra, mettendo al centro un pallone basso per Belcastro che si è trovato tutto solo libero di colpire, ha alzato troppo la traiettoria sopra la traversa della porta di Lewandowski, che si era superato qualche minuto prima su Eric Lanini, che è entrato molto molto bene in campo. E nel Teramo sostituzioni che avevate già accennato in studio, sono entrati Di Renzo e Bacio Terracino per Barbuti e Fratangelo, poi per completare la rivoluzione in attacco al 30° dalla ripresa dentro anche Piccioni per Zecca. 36esimo in questo istante nel corso della ripresa, sempre Imolese 1 Teramo 1. A voi. Grazie Jacopo, intanto Maurizio Dagui ci segnala il raddoppio della Cremonese sul Cosenza nel posticipo di Serie B. Direi che ora possiamo andare con le immagini nuovamente al Civitelle di Agnone per la partita tra Olimpia e Notaresco. Notaresco che resta in vetta alla classifica, la grande sorpresa di questo inizio di stagione, poi commentiamo con i nostri ospiti questa performance della squadra di Cudini. Nel turno infrasettimanale di Serie D, l'Agnone perde in casa per 1-2 contro il San Nicolò Notaresco. Una partita che i padroni di casa hanno condotto egregiamente per la prima mezz'ora di gioco, prima che il San Nicolò tirasse fuori tutta la propria grinta per accaparrarsi 3 punti. E non è bastato l'ingresso in campo fin dai primi minuti di gioco del nuovo arrivato Luca Ricciardi, classe 1989, centrocampista di spessore che vanta presenze anche in Serie B come nel Latina. Ma andiamo alla cronaca del match. Primo squillo arriva al 9° minuto di gioco proprio con Ricciardi, che su calcio di punizione non inquadra lo specchio della porta per pochissimo. Poco male, perché un minuto dopo è Lamin che, dopo una ripartenza in contropiede, infila la rete rossoblù ed è 1-0 per l'Agnone. I ragazzi di Mister Meco Monaco sembrano davvero padroni del campo e lasciano poco spazio agli avversari. Li vediamo infatti al 20° minuto su un insidioso calcio piazzato dai 25 metri di Minella, ma il numero 1 di casa devia in angolo. Al 32esimo l'insidia si trasforma in un pareggio. Ottimo schema su calcio di punizione di Liguori, che infila la rete di Kuzmanovic per l'1-1. Sul pareggio dunque si va negli spogliatoi. Al rientro in campo il San Nicolò Notaresco sembra più concentrato dell'Olimpia Agnonese, che si ritrova praticamente sotto assedio. Al 6° minuto Kuzmanovic riesce ad intercettare un tiro insidioso di Liguori. All'8° è l'ex di turno di Lollo che va di poco al lato con un tiro rasoterra. Al 10° minuto vediamo l'Agnone con un ottimo Antonelli, uno dei migliori in campo in questo match, ma il suo tiro al volo viene deviato in corner da Monti. Siamo al 15esimo e sugli sviluppi proprio di un calcio d'angolo la difesa granata si imbambola, lasciando spazio a Salvatori che mette la firma sull'1-2 finale. C'è ancora spazio per i padroni di casa per riagguantare almeno il pareggio, ma non ci riesce, nonostante 2 nette occasioni almeno. Al 21esimo con un Antonelli da brivido che va al lato di poco e al 44esimo sempre con Antonelli che ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Monti si tuffa e salva tutto. Il San Nicolò Notaresco se ne torna a casa con un bel bottino che segna punteggio pieno in classifica. L'Agnone, inchiodata ancora a 0 punti, deve assolutamente lavorare sodo per allontanare questo avvio di campionato piuttosto inglorioso. All'inizio del campionato ci sono degli equilibri che a volte non sono veritieri. Sicuramente forse la vera forza dell'Agnonese non è quella che rispecchia la classifica in questo momento, però possono capitare delle partenze magari non felici. Noi l'opposto, siamo partiti con una squadra nuova, quasi completamente rinnovata, siamo partiti forte, abbiamo avuto la fortuna di fare 3 vittorie in questo momento. Però ecco, nulla credo che per quanto ci riguarda sia venuto a caso, è un gruppo che lavora molto bene, è un gruppo che dà ampia disponibilità e quindi di questo sono molto contento, perché anche oggi avevamo 2-3 defezioni, chi è entrato in campo dal 2001 e via dicendo hanno risposto sempre presente. Mister, prestazione superlativa da parte dell'Under Liguori.
Liguori in questo momento sappiamo le qualità del ragazzo, sappiamo che sta migliorando, viene da un percorso qui a San Nicolò Noderesco dall'anno scorso e quest'anno ci abbiamo puntato perché giustamente ha delle qualità che per il nostro modo di vedere sono importanti. Sta dimostrando il suo valore, al di là dei gol che in questo momento sta facendo, però sta dando una grossa mano alla squadra e per il nostro sviluppo di gioco è molto importante. Ho detto ai ragazzi sin dalla prima di campionato che la prima di campionato ci serviva per fare il risultato, era importante per prendere certezze. Man mano che questa è la terza, credo le stiamo acquisendo, stiamo prendendo fiducia in noi stessi. E credo con questa voglia, con questa determinazione che i ragazzi mettono in campo, credo che possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ecco, dove possiamo arrivare non lo so. In questo momento ci godiamo queste tre vittorie, sappiamo che arriveranno dei momenti difficili, questo è senza nulla nasconderci, che verranno. Quindi dobbiamo fare mente locale di quello che stiamo facendo adesso e ci deve dare grossa consapevolezza. Un giudizio sulla prova di un ex, del grande ex di turno che è Lucio Boris di Lotto? Ma Lucio si sta adattando molto bene, forse in passato è abituato a giocare a due e non a tre davanti alla difesa, questo lo sapevo, e sta dando grossa disponibilità. All'inizio il ritiro non stava molto bene fisicamente a via del problema al ginocchio che ha avuto l'anno scorso, quindi lo stiamo recuperando, lo sta mettendo a disposizione e man mano, domenica dopo domenica, sta venendo fuori e ci darà una grossa mano sicuramente. Mirko Cudini nel dopo partita al Civitelle di Agnone. Agnia Cantagalli, un Notaresco diciamo sorprendente, tu l'hai visto all'opera nella scorsa partita con la Recanatese, che peraltro, l'ho detto anche Paolo D'Ercole, è una big del campionato, una delle squadre più attrezzate, una vittoria convincente, oggi un gran secondo tempo. Sì, è una squadra, può essere sì considerata una sorpresa, ma per quello che sta facendo vedere ha un giro palla molto veloce, una squadra molto giovane, molto rapida, e quindi punta molto, molto sulla corsa, su una condizione fisica che magari i giovani in questo momento, anche per via per l'appunto della loro età, partono con un certo tipo di vantaggio. Poi giocano bene, sono stati impostati bene dal tecnico, si trovano abbastanza facilmente, e quindi poi mescolando tutte queste cose ne esce fuori un primo posto che direi in questo momento poi meritato. A lungo andare ovviamente non è neanche nei piani della società, almeno per questa stagione, mantenerlo, poi ovviamente non si sa mai, però stanno arrivando punti importanti che quando arriveranno, e purtroppo arriveranno dei momenti complicati nel corso della stagione, saranno ovviamente molto, molto preziosi. È una squadra da tenere complessivamente d'occhio, ci sono state alcune conferme rispetto al San Nicolò della passata stagione, più altri innesti importanti, e c'è poi questo ragazzo Liguori che a me piace molto fin dalla passata stagione. Oggi ancora una gran partita. Esatto, è da tenere assolutamente d'occhio, e mi chiedo come mai in Serie C non si stia magari guardando già dall'anno scorso a questo ragazzo. Beh, Cudini è stato chiaro, ci puntiamo e come. Notaresco, un giudizio su questa squadra che tra l'altro, a giudicare dalle immagini, anche oggi ha proposto una qualità del gioco notevole su un campo molto difficile, perché il sintetico di Agnone non è assolutamente agevole, non è facile giocarci su. Assolutamente sì, anche proprio come fondo di gioco non è molto semplice giocare lì, è molto duro. Però, come ho detto prima, è una squadra che gioca sicuramente dell'entusiasmo adesso. Se sono lì avanti è perché lo meritano, come diceva Agnia, non è sicuramente una squadra costruita con l'obiettivo di stare lassù, però perché nella vita sognare non fa mai male, quindi fino a quando ci possono rimanere ci rimarranno. I due marcatori di oggi, Liguori, che non è una Liguori sorpresa. Liguori lo conosco da tempo perché lui giocava già titolare in eccellenza con l'Alba Adriatica già 2-3 anni fa. Poi è passato al Pescara durante la stagione in primavera, poi secondo me non era un percorso giusto il tornare nel settore giovanile, anche se è una primavera, perché primavera
un campionato importante, però quando si è abituato a giocare con i grandi, io sono sempre dell'idea che un ragazzo deve continuare quel percorso. Siccome lui già faceva molto bene, già in eccellenza da ragazzino, adesso sta continuando a crescere sempre di più. Mi sembra, facendo dovuti paragoni, se mi posso permettere, la crescita di Bernardeschi alla Juventus è simile alla sua a San Nicolò, perché lui l'anno scorso ha fatto un po' fatica, faceva pochi gol, giocava molto lontano dalla porta. Quest'anno ha acquisito delle sicurezze che gli stanno dando i suoi frutti. E tra l'altro il gol partita che stiamo per rivedere porta la firma di Salvatori, un gol facile, però Salvatori è un difensore che ha avuto sempre il vizio del gol ed è un teramano, Agna, che però ha girato tanto e ha giocato spesso in Toscana. È un teramano che ha avuto fortune altrove, come spesso purtroppo capita ai teramani, non sempre trovano fortuna in patria. Però sì, è un giocatore che può dare quel pizzico di esperienza in più a una squadra fondamentalmente giovane, come abbiamo detto, che ha sempre avuto, come hai detto tu, il vizio del gol, e quindi soprattutto nello sviluppo dei calci piazzati, dei calci da fermo, è un'aggiunta in più che può dare per l'appunto una mano nel segnare. Chiudiamo il discorso parlando di quella che è la piazza attuale di questa squadra, Notaresco, che è una piazza di calcio. Quest'anno questa squadra avrà anche un sostegno importante da parte di una città che aveva un po' fame di pallone dopo che la precedente società era comunque venuta a mancare, e dopo il ciclo importante nel passato dei vari D'Alessandro, di Cristoforo e quant'altro. E sicuramente è fondamentale la presenza del pubblico, ti dà quel qualcosa in più. Dico sempre che comunque il pubblico ti porta almeno 6-7 punti di più a fine campionato, perché nei momenti di difficoltà hai quelle reazioni inconsce che ti portano a fare qualcosa in più rispetto a un pubblico un po' più remissivo. Notaresco è storicamente una piazza calda nel senso positivo, una piazza che ha fame di calcio, che gli piace il calcio. Sicuramente stanno giovando anche di questo. Assolutamente sì. Torniamo a Imola e Jacopo Forcella ci racconterà gli ultimi minuti di Imolese Teramo, perché siamo in pieno recupero. Jacopo. Sì Andrea, ultimo minuto e mezzo, ma il Teramo sta soffrendo tantissimo in questa fase finale di gara con l'Imolese, che sta provando il tutto per tutto per vincere la partita. Al minuto 88 si è dovuto immolare a spighi sulla botta, praticamente a colpo sicuro di Lanini. Adesso arriva anche il primo giallo della gara per uno degli ex Federico Carraro, per un fallo su Lorenzo De Grazia, che stava andando verso la porta del Teramo. Cartellino giallo per il giocatore dell'Imolese, ma dicevamo, soprattutto nella fase finale l'Imolese ha avuto tante opportunità per vincere la partita. Il Teramo ha saputo difendersi, ha stretto i denti, manca davvero pochissimo, mancano 30 secondi al mio cronometro anche alla fine del recupero, e poi ci sarà il triplice fischio dell'arbitro Enrico Maggio di Lodi, che ha diretto questa gara non complicata dal punto di vista arbitrale, bisogna dirlo, con il Teramo che era passato in vantaggio al 55esimo con Speranza, il pareggio dopo un minuto di Raik per Limone, calcio di punizione per il Teramo sul punto di battuta, va Ranieri, va a cercare la palla sul secondo palo dove è salito anche Caidi, allontana però la difesa dell'Imolese che riparte di gran carriera, lo fa con l'ex aquilano Bensai, allontana il pallone Ventola e finisce qui. Finisce 1-1 allo stadio Galli di Imola con il Teramo che conquista un altro punto, sale a quota 2 in classifica e conquista un pareggio su un campo niente affatto semplice, perché l'Imolese ha dimostrato di avere organico e giocatori davvero per poter disputare un ottimo campionato. Qui è davvero tutto, noi ci accingiamo ad andare in sala stampa per sentire le reazioni del 91esimo di questo Imolese Teramo 1-1, a voi. Grazie a Jacopo Forcella. Agna, è un punto che può accontentare Zichella e soprattutto Campitelli?
Campitelli forse no. Zichella, per come è andato il secondo tempo in cui l'Imolese ha avuto più di un'occasione con Lanini. Sull'errore di Mastrilli abbiamo visto Zichella mettersi le mani nei capelli. Che non ha... un liscio di Mastrilli e Lanini che ha avuto l'occasione, poi anche Lewandowski e Spighi sempre su Lanini che ha avuto altre due occasioni, sono stati miracolosi. Alla fine, proprio considerando il secondo tempo, è un punto guadagnato. Pesa quel gol sbagliato da Zecca nel corso del primo tempo, che rimane l'occasione più nitida per il Teramo, però alla fine in una trasferta, come ha detto Jacopo, complicata, lo sarà ovviamente anche per gli altri, perché la squadra dell'Imolese ha comunque un organico importante, quindi però a lungo andare peserà. Pesa anche il fatto che una volta che il Teramo trova un gol, lo riprende dopo un paio di minuti, insomma, non mantenere il vantaggio per una squadra che segna così poco e che dovrebbe avere una fase difensiva piuttosto solida, questo è un peccato non veniale, mortale quasi. Sì, poi soprattutto dopo averlo segni e lo prendi dopo un minuto, secondo me è ancora più grave, perché lì l'attenzione deve essere paradossalmente, secondo me, al massimo. E così non è stato, c'è qualcosa che non ha funzionato sugli sviluppi di quel calcio d'angolo sul primo palo, e quindi è riuscito, l'Imolese è riuscita a pareggiare. È chiaro che però, se consideri di poter vincere le partite segnando solo un gol, può bastare come non può bastare. Certo. Vanno trovati i meccanismi tra centrocampo e attacco che fino a questo momento mancano, perché ricordiamo il gol è stato segnato su palla inattiva. Paolo D'Ercole, un pareggio positivo secondo, o no? Secondo me è un punto positivo, perché non, come diceva Agna, non è un campo semplice vincere. Certo, prendere un gol dopo un minuto che l'hai fatto ti taglia un po' le gambe, però alla fine, con tutte le occasioni che ha avuto l'Imolese, averlo riportato al punto secondo me è molto prezioso. Adesso deve iniziare a vincere in casa, perché sono importanti i 3 punti per togliersi da quella zona calda, anche se siamo soltanto all'inizio, però dopo, se ci si prende l'abitudine di rimanere lì sotto, ci si rimane. Eh sì, il Teramo lo sa bene, viste le ultime 2 stagioni. In Serie A, Lazio avanti 2-0 sull'Udinese, Acerbi e Correa in gol, Cremonese Cosenza 2-0, Mogos e Paulinho i marcatori. Tra poco vi aggiorneremo anche sui risultati di Serie C, ma ora è il momento di tornare in D e di andare a vedere il servizio curato da Paolo Renzetti della partita San Giustese-Vastese, un successo della San Giustese che inguaia ulteriormente la Vastese e in particolare il tecnico Ottavio Palladini. Vediamo. Buio pesto in casa vastese con 1 punto in 3 gare, una squadra senza gioco, idee e identità, e la panchina del tecnico Ottavio Palladini già fortemente in bilico in vista del derby di domenica prossima all'Aragona con il Francavilla. Dopo la sconfitta all'esordio a Matelica ed il pari casalingo con la Samaurese, questo pomeriggio Fiore e compagni sono usciti sconfitti dal campo della capolista San Giustese con un netto 3-0 al termine di 90 minuti ancora deludenti. Ma a preoccupare non sono tanto i numeri, seppur negativi, della squadra, quanto la condizione generale dell'11 aragonese, apparso anche oggi quasi irriconoscibile. Rispetto alla gara di domenica scorsa, Palladini manda in campo dall'inizio Stivaletta, Giampaolo e Viscardi. Per il resto la formazione è la stessa di 4 giorni fa. Il modulo è sempre quello del 4-3-3, fra i marchigiani riflettori puntati sull'ex Pineto Pezzotti. Mister senigallese si affida al 4-2-3-1. Sole al Villa San Filippo, dove ad assistere a San Giustese Vastese ci sono 400 spettatori con 30 di sostenitori abruzzesi. Partenza equilibrata con una buona opportunità al 10° per i locali, con Laringe che in area, dopo un contrasto favorevole, conclude da posizione angolata con Morelli che parte. Al 12° Stivaletta risponde per gli ospiti con una conclusione dalla distanza centrale che non impegna il portiere di casa. Al 20° sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla Scognamiglio che in area tira centralmente. Al 21° arriva il vantaggio dei padroni di casa, il portiere Morelli entra in contatto con Chedira in area vastese, con il giocatore marchigiano che termina a terra e con il fischietto degli Carpini di Isernia che indica il dischetto. Dagli 11 metri Marco Pezzotti, con un tiro angolato, non sbaglia, supera Morelli per
per l'1-0 di casa. Per la terza volta in stagione, inizio in salita per i biancorossi, che stentano a reagire palesando i soliti problemi di gioco. Gli abruzzesi hanno soprattutto problemi ad arrivare negli ultimi 18 metri e concludere in porta, riuscendo solo in qualche occasione e dalla distanza a calciare il pallone verso l'estremo di casa, come al 37esimo con un tiro al lato di poco di Giampaolo. Al 43esimo però arriva il raddoppio dei padroni di casa con Chedira, che supera i difensori aragonesi come Birilli, prima di entrare ancora in contatto in area con il portiere Morelli. Come al 22esimo Deli Carpini indica il dischetto con lo stesso Chedira, che realizza il gol del raddoppio. Per la Vastese buio pesto, con il ritorno in campo delle due squadre nella ripresa sul 2-0 locale e con Napolano al posto di Stivaletta fra i biancorossi ospiti. La squadra di Paladini inizia in attacco la ripresa con una buona opportunità per Fiora al quarto, con Chiodini che però salva. All'11esimo si infortuna nuovamente Viscardi, che viene sostituito da Iarocci, con Palladini che manda in campo anche Ridolfi per Pagliari. Al 17esimo nuova fiammata ospite con Fiore, ma Chiodini è attento e para. Preme più con la forza dei nervi che altro la squadra aragonese, con il tecnico abruzzese che al 27esimo sostituisce anche Fiore con Sciba, mentre il match si avvia all'ultimo quarto d'ora con la Vastese che resta anche in 10 alla mezz'ora per la seconda ammonizione, dunque il rosso per D'Alessandro. In inferiorità numerica per gli ospiti si fa ancora più dura, anche perché Chiodini è in giornata e al 34esimo dice no anche a Napolano su punizione. Poi le ultime fasi di gara e al 49esimo il tris locale con la rete di Camillucci su punizione, e al 91esimo squadra biancorossa sotto il settore dei propri tifosi. Domenica prossima all'Aragona con il Francavilla non si potrà sbagliare. Paladini, un punto in tre partite, quanto c'è da essere preoccupati dopo il 3-0 di oggi con la San Giustese? Ma più che preoccupati, bisogna ritrovare subito il bandolo della matassa, perché alla minima disattenzione prendiamo gol e poi diventa tutto più difficile. Abbiamo preso due rigori evitabilissimi, due palle perse da parte nostra evitabilissime, e quando prendi due rigori così poi diventa tutto più difficile. Noi poi siamo rimasti anche in 10, nel secondo tempo ci abbiamo provato ma non riusciamo a concludere in porta, al di là della mole di gioco che uno fa, perché poi anche nel secondo tempo siamo stati costantemente nella metà campo della San Giustese ma non siamo riusciti a renderci pericolosi, quindi questa responsabilità è la mia. Dobbiamo lavorare tanto, limare gli errori che facciamo, perché ogni minimo errore purtroppo veniamo puniti e dopo diventa tutto più difficile. Quindi sta a me adesso cercare di lavorare bene, perché così non possiamo andare avanti. Anche oggi però la squadra a nostro avviso ha faticato a proporre gioco. Sì, più che faticato a proporre gioco, secondo me fatichiamo a tirare in porta a volte, no? Perché poi, ripeto, nel secondo tempo siamo stati costantemente nella metà campo della San Giustese e non abbiamo creato pericoli reali al loro portiere, quindi qualcosa non va, questa è la responsabilità la mia e quindi mi assumo tutte le responsabilità. Però dobbiamo uscire fuori assolutamente da questa situazione. Panchina di Palladini dopo tre giornate che già un po' traballa, c'è stato anche qualche messaggio durante la nostra trasmissione oggi dei tifosi che non sono giustamente soddisfatti del rendimento della squadra. Non so se hai avuto modo di parlare col presidente Bolami dopo la partita. Ne parlerò sicuramente, poi questo è il calcio, logicamente quando non vengono i risultati l'allenatore è in discussione, è giusto che sia così, poi la società deciderà quello che vuole fare. Io devo lavorare e devo cercare di tirare fuori il massimo da questi ragazzi, perché secondo me hanno delle qualità ma in questo momento non riusciamo ad esprimerle. Domenica c'è questo derby col Francavilla, una gara già fondamentale per il campionato della Vastese. Sì, più per il campionato, per noi, per cercare di iniziare subito a rifare i punti, perché dobbiamo farli assolutamente. E quindi dobbiamo prepararci bene. Poi ripeto, il campo purtroppo in questo momento dice che noi siamo in difficoltà e dobbiamo rimboccarci tutte le maniche, io per primo.
Senigallese, allora San Giustese a punteggio pieno in testa alla classifica, oggi 3 gol al Vastese, 3 gol su calci da fermo, però il successo è stato meritato per la sua squadra. Questo non lo so e non è neanche la cosa che onestamente mi pongo come concetto d'analisi. La cosa più importante va sottolineata in assoluto, è la prima cosa, la capacità dei giocatori in pochissimi giorni di ritrovare energie mentali e di fare la partita che avevamo pensato di fare. Dico pensato perché non abbiamo onestamente avuto il tempo di prepararla come magari facciamo in altre occasioni. Volevamo fare possesso nel primo tempo e far allungare gli avversari, non volevamo farli correre, quindi abbiamo rischiato all'inizio di fare possesso nella nostra metà campo ed era davvero rischioso, ma io ho giocatori con un coraggio e con una personalità eccellente e ci siamo riusciti. Il primo tempo abbiamo fatto davvero qualcosa di straordinario a mio parere. Rientriamo, davvero una giornataccia per la Vastese. Io saluto Paolo Renzetti che oggi è stato al Villa San Filippo. Buonasera. Ciao. Chiaramente ringraziamo Agnia Cantagalli che era seduta fino a poco fa lì sulla tua postazione. Paolo, non possiamo che proseguire appunto su questo discorso dello stato di crisi, possiamo dirlo, della Vastese. Le parole di Palladini sono eloquenti. Sì, al 91esimo Palladini non ha fatto mistero del momento difficile della squadra, ha riconosciuto che al di là dei risultati negativi, perché un punto in 3 partite sono davvero poca cosa per una squadra che è stata costruita quest'anno per obiettivi comunque ambiziosi, ha riconosciuto che ci sono dei problemi sul piano del gioco, sul piano delle conclusioni verso la porta avversaria, perché la Vastese, oltre a non giocare bene, oltre a non avere ancora un'identità di gioco, oltre a non giocare da squadra, perché spesso si affida, diciamo, alle giocate del singolo, ha grosse difficoltà anche a calciare verso la porta avversaria. Dunque ci sono dei problemi e poi c'è il problema dei problemi. Questa squadra subisce tanti gol, 4 a Matelica nella prima giornata, 3 oggi, 2 domenica scorsa con la San Maurese, 4 più 3 sono 7, più 2 sono 9. 3 gol a partita nelle prime 3 giornate sono un'enormità per qualsiasi squadra, ma soprattutto per la Vastese. Se poi aggiungiamo che oggi si è anche infortunato un difensore importante come Viscardi, insomma, le prospettive non sono proprio molto incoraggianti. Paolo D'Ercole, ha visto il servizio, che idea si è fatto di questa partita e anche della condizione un po' della Vastese? La Vastese probabilmente sono più problemi di concentrazione, di concetto su alcune, soprattutto sulle palle inattive, perché se andiamo a analizzare, la Vastese ha preso 4 gol, se non sbaglio, a Materica su palla inattiva e oggi 3 gol su palla inattiva, 2 rigori e una punizione. Certo, i 2 rigori potevano essere, come dice il mister Palladini, evitabili. Quando le cose vanno in un modo bisogna soltanto lavorare e cercare di essere più sereni possibili e per ottenere il meglio. Spero che inizieranno dall'altra domenica, non da questa che verrà. Vogliamo vedere i 2 episodi da rigore con l'ausilio di Maurizio Da Qui, poi torniamo anche su alcuni messaggi perché dicono una campagna acquisti da eccellenza, riferito al presidente Bolami, ma come? Fino a poche ore fa la Vastese era una delle candidate a fare un campionato di livello, proprio perché la squadra ha dei nomi importanti, non si può definire un mercato, quello della Vastese, un mercato da eccellenza, un po' troppo, Paolo. Direi di no, sicuramente. È stato un mercato importante. È stato un mercato importante. Con giocatori, perdonami, che Palladini conosce bene, perché gente come Sciba, come Napolano, Palladini li ha avuti a San Benedetto del Tronto, hanno fatto grandi cose con Palladini. Sì, sono sicuramente giocatori di categoria. Io credo che il problema sia stato però anche quello di praticamente smembrare quasi completamente una squadra, quella dell'anno scorso, che per larghi tratti della stagione aveva fatto, direi, più che bene. E quindi quando si riparte con un nuovo allenatore, con una squadra nuova per 7-8 undicesimi, sicuramente all'inizio ci possono essere dei problemi, però è chiaro che da questa squadra, con questi nomi e giocatori con questo pedigree, sicuramente
non puoi aspettarti, ripeto, al di là dei risultati, prestazioni del genere, perché l'aspetto che più preoccupa, credo, anche Palladini, nell'intervista si è visto, Palladini è preoccupato perché vede che la sua squadra non è ancora una squadra, l'aspetto più preoccupante è proprio questo, perché se fossero arrivate delle sconfitte, comunque dei risultati negativi, con prestazioni tutto sommato positive, forse ci sarebbe meno preoccupazione. È vero che sono arrivati tanti gol, come diceva D'Ercole, su calci da fermo, però sicuramente questa non è un'attenuante. Ma poi ripeto, la squadra non propone gioco, fa fatica a tirare in porta, e se non tiri in porta e non fai gol, difficilmente vinci le partite. Dovesse saltare ora o magari tra qualche giorno Ottavio Palladini, Colavito è una scelta che potrebbe essere autorevole, è un nome autorevole questo per la sostituzione eventuale di Palladini. Poi a livello di rumors vi diciamo anche qualche altro nome, però Colavito è stato anche il recente passato. Io credo che sia un nome più che autorevole, perché Colavito ha allenato per diverse stagioni la Vastese, ha fatto bene a Vasto, conosce l'ambiente e conosce alcuni giocatori, è ben visto, diciamo, dalla piazza, dai tifosi, e quindi credo che qualora dovesse la società decidere di esonerare Palladini, Colavito potrebbe essere la prima scelta, soprattutto perché in un momento non facile sarebbe importante affidarsi ad un allenatore che conosce la piazza, perché poi il problema di Vasto è anche un altro. A Vasto c'è una piazza esigente, c'è una tifoseria numerosa e calorosa che vuole vedere la sua squadra fare risultato, quindi voglio dire, bisogna fare i conti anche con una contingenza ambientale di una tifoseria, di una società che ha una storia, che ha un prestigio, che ha un blasone, che ovviamente mira a fare un campionato importante quest'anno nel girone F, e quindi affidarsi ad un allenatore che conosce la piazza potrebbe essere sicuramente importante, proprio perché nei momenti difficili è meglio ricorrere a persone che hanno una certa dimestichezza con l'ambiente. Gianluca Colavito ce l'ha sicuramente. Allora, io non voglio mettere in imbarazzo Paolo D'Ercole, perché chiedergli ora situazioni che riguardano la Vastese, che è un'altra società, peraltro prossima avversaria, forse un po' troppo. Allora torniamo sul campo, perché vedendo le due moviole possiamo anche apprezzare le qualità di un giocatore come Khedira, centravanti della San Giustese, che scorso anno noi ne abbiamo parlato, lo abbiamo quasi pubblicizzato, ma alla fine è rimasto a Monte San Giusto, però un giocatore forte. Intanto c'era questo rigore, poi vedremo anche l'altro, ma questo rigore c'è secondo voi? Beh, sì, già per come è uscito il portiere, sì. Penso che sia uscita incauta di Morelli. Sì, ha preso, prende palla portiere, e gamba. Il portiere lì deve sperare che l'attaccante sia meno bravo di lui nel spostare la palla, perché è arrivato proprio un secondo prima, è stato bravissimo l'attaccante a spostare la palla un attimo prima che intervenisse il portiere. Vogliamo vedere anche il prossimo episodio, perché qui abbiamo intravisto la potenza nella falcata di Khedira, ma qui davvero li scarta tutti. E arriva in area di rigore, questo forse è anche un po' cercato, ma a quel punto forse è difficile anche si non vedono darlo. Cinque giocatori della Vastese, sì. Anzi tre, okay. E tre, sei giocatori della Vastese e Khedira seminati, cioè voglio dire, è un problema in questo momento la difesa della Vastese, perché non si può permettere a un giocatore di fare 40 metri e di superare 4-5 calciatori per arrivare davanti al portiere. Paolo D'Ercole, anche questo era... Io lì faccio fatica a dare una colpa a un allenatore, io non sono mai per il discorso di togliere allenatori, quindi non vado in casa altrui, però sicuramente Palladini è un allenatore importante, non penso che adesso sia diventato uno che di calcio non sa nulla, non sa allenare una squadra. No, io solo per a dire livello, adesso qui non vedo un errore tattico, ma ho visto un difensore che ha, non voglio fare allenatore, però ha marcato piatto e è stato saltato di netto da fermo, è rimasto fermo un allenatore che non penso che gli possa dire come deve posizionare il corpo in marcatura. Penso che sono ragazzi che hanno tanti anni di esperienza. Poi per quanto riguarda il discorso di una squadra con giocatori di eccellenza, questo mi fa sorridere, perché non penso abbiamo preso neanche un giocatore di eccellenza. Noi ne abbiamo presi qualcuno,
ma ben vengano se ci sono giocatori di eccellenza che possono giocare in Serie D, come ci sono tanti giocatori di Serie D che possono giocare in Lega Pro. E non è un giocatore di eccellenza che dira. Assolutamente no, però che dire, una punta, è un 98, quindi secondo me sta facendo il percorso giusto. Andare adesso in Lega Pro e non fare neanche un minuto, non penso che sia la crescita giusta per il ragazzo. Ha 20 anni, quindi ha tutto il tempo per imporsi. Io l'ho visto già l'anno scorso, anche in rappresentativa, 2 anni fa, un ragazzo molto interessante, una forza fisica importante, giocatori difficili da trovare nel calcio moderno, perché ha tutte le caratteristiche per fare bene. Allora, fino a qualche mese fa Paolo Renzetti commentava le partite del Pescara, anche quelle contro il Cesena. Cesena che ora non è più in Serie B, è in Serie D. Oggi facciamo questa digressione, ma poi torneremo alle squadre abruzzesi, vi faremo anche ascoltare le parole dei due allenatori nel post-Ivolese Teramo, stiamo acquisendo le interviste, però abbiamo le immagini relative alla prima sconfitta stagionale del Cesena, o meglio, prima sconfitta in campionato della squadra di Angelini. Vediamo questa clip e poi le commentiamo insieme a Paolo D'Ercole e Paolo Renzetti, che poi poco dopo ci lasceranno. Andiamo ad ascoltare e a vedere i riflessi filmati di Matelica Cesena. Ancora Bittaia, c'è l'ottima sovrapposizione di Riccio a proposito dei napoletani. Il cross basso, attenzione il tocco, doppio brivido qui per il Cesena. L'ultimo tocco del numero 9 Fioretti. Secondo minuto, primo squillo, lo andiamo a rivedere. Il cross basso dalle parti di Margarita. Poi il tocco, il flipper dentro l'area piccola del Cesena e per fortuna di Sarini. La palla si spegne, intanto ottimo lavoro di Margarita, poi c'è il cross, attenzione il colpo di testa, brivido qui, Fioretti sfiora la difesa del Cesena, rivediamo sorprese sul cross dal settore di destra di Arapi, colpo di testa appena accennato per fortuna del Cesena di Fioretti. Allora al decimo minuto entra sul taccuino la prima chance per il Matelica. È pronto Margarita, la finta, Bugaro con il sinistro, la deviazione, che brivido, deviazione probabilmente della barriera ma non è calcio d'angolo, deviazione forse di De Santis, quindi di un giocatore del Matelica, qui Cesena anche abbastanza fortunato, rivediamo, sinistro di Bugaro, sì, De Santis che era in posizione regolare, tenuto in gioco per il primo assistente, per poco, di carambola. Non va a beffare Sarini, sarebbe stato un gollonzo per il Matelica, per fortuna del Cesena la palla è uscita di pochissimo. Intanto gomitata brutta di Fioretti dai di Sticas, è qui però l'arbitro e soprattutto l'assistente, brutta gomitata, l'abbiamo vista noi qui dalla tribuna, vediamo se c'è il replay. Eccola qua, tac, Fioretti minimo da giallo stando stretti. Ricciardo si gira con il destro, prova a pizzicare la porta di Avella. Battezza il pallone, nessun problema per il portiere nato a Napoli. Andiamo a rivedere, interessante la girata, un po' meno l'esecuzione. È pronto Alessandro, la scodella in mezzo, colpo di testa! La palla sul secondo palo allontanata da Benedetti. Cerca un suggerimento, lo ha scucchiaiata Alessandro con il destro e arriva al minuto 26. Il primo tiro per il Cesena, firmato da Danilo Alessandro. Poca roba, sì, però insomma un segnale importante anche per provare a scaldare i guanti, lo rivediamo, di Avella. Ci ha provato Danilo Alessandro, Tortori prova a mettere il turbo, ancora Tortori è liberissimo dall'altra parte, Alessandro c'è fuori gioco, gran giocata di Alessandro, grande lob di Tortori, ma arriva la bandierina del primo assistente. Rivediamo, proviamo qui a vedere la chiamata, direi giusta, mi pare leggermente al di là, qui grande giocata di Alessandro. Intanto secondo cambio per Matelica, il calcio di punizione, Valeri, la scodella dentro, il colpo di testa, la palla resta lì, poi Biondini anticipato e allora la palla dalle parti di Melandri, Valeri, poi Poggi, attenzione al contropiede, clamoroso contropiede, proprio quello che non doveva succedere, se ne va Franchi dentro l'area, Franchi incredibile, beffa per il Cesena, il gol di Franchi all'ultimo secondo, clamoroso quello che è successo qui allo stadio di Matelica. Rivediamo Franchi con la punta e qui
Cesena che ha peccato di clamorosa veramente ingenuità. Ecco qui, abbiamo visto dunque i riflessi filmati della prima sconfitta in campionato del Cesena, subito un'impressione a caldo con Paolo D'Ercole. Per quello che si è visto dalle immagini, io non ho visto la partita, il Cesena ha fatto il primo tiro penso intorno al 65-70, che poi tiro non era. Matelica ha retto bene, Cesena farà giustamente fatica perché le squadre comunque in questo girone, anche se tutte volevano giocare in questo girone per cercare di vincerlo facile, secondo me non farà un po' di difficoltà a vincerle. Non sarà una passeggiata. Ma io ho visto la prima partita a Avezzano, le immagini anche a Avezzano, cioè era più l'Avezzano che ai punti, se fosse un incontro in box doveva vincere la partita, e loro hanno vinto al 92-93, la seconda partita hanno vinta contro la Savignanese se non sbaglio, e oggi hanno perso ai punti meritatamente, cioè il Materica non è che ha fatto tantissime occasioni, però ha retto bene il campo, il Cesena ci si aspetta sicuramente così più, sicuramente comunque la squadra che da battere è la squadra che ha l'obbligo morale di vincere questo campionato. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, guardando le immagini credo che la vittoria del Matelica sia giusta, perché ha fatto sicuramente vedere le cose migliori. Certo, prendere un gol in contropiede al 95esimo brucia, da fastidio, però una formazione esperta come il Cesena non dovrebbe prendere gol in questo modo. Invece c'è stata questa azione della formazione di Tiozzo, però vedendo le immagini le occasioni sono state quasi tutte della formazione marchigiana, quindi la vittoria è giusta. Bene, proseguiamo con la Serie D. Oggi l'Avezzano ha sfatato il tabù penalizzazione che è stata annullata. Sono state necessarie però 3 partite per la squadra di Giampaolo, ma oggi è arrivata una vittoria netta nelle dimensioni grazie a un ottimo secondo tempo contro il Castelfidardo. Vediamo. 3 punti per scacciare le paure ed invertire la rotta. Per l'Avezzano è già una partita importante. Nel turno infrasettimanale del girone F di Serie D, al De Marzi arriva il Castelfidardo per cancellare la beffa di Giulianova e lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica. La sfida, tutta biancoverde, può già scrivere un nuovo inizio. Turnover per mister Giampaolo, che barra la baby difesa con Schirone, Puglielli e Di Gianfelice e lascia a riposo Capitan Menna. Sulla tre quarti c'è Jonathan Alessandro con Cerone e Pellecchia a supporto di Dos Santos. Tra i pali esordio da titolare per Franca Bandiera. Dopo 2 minuti di gioco è dell'Avezzano la prima occasione, con Pellecchia che calcia dal limite e trova la deviazione della difesa avversaria. 5 minuti più tardi, Rivi per poco non impensierisce Franca Bandiera con un tiro da fuori area. L'Avezzano fatica a costruire il gioco, ma al 14esimo va in vantaggio grazie ad un gran sinistro di Michele Bisegna che si insacca sotto l'incrocio. Al 21esimo però, un buco della difesa biancoverde spalanca le porte a Calabrese che di destro gonfia la rete. 1-1 meritato per i marchigiani. Al 32esimo l'Avezzano prova a reagire, ma il tapin di Cerone è respinto dal palo alla sinistra di Bottaluscio. 12 minuti più tardi è ancora il capitano biancoverde di giornata ad impensierire l'estremo difensore ospite che se la cava in 2 tempi. Squadra a riposo sul risultato di 1-1. Nella ripresa Giampaolo lascia negli spogliatoi Schirone e manda in campo Besana. I marsicani iniziano a fraseggiare con qualità e al 5° minuto trovano il vantaggio con un gran sinistro da fuori di Federico Cerone che bacia la traversa e va ad insaccarsi alle spalle di Bottaluscio. All'11esimo Dos Santos sfiora il tris, ma il portiere ospite è bravo a disinnescare il calcio di punizione del brasiliano. Al 16esimo si vede il Castelfidardo con il tiro di Trillini che va fuori di poco. 3 minuti più tardi Bisegna illumina per Dos Santos che con un pallonetto millimetrico supera Bottaluscio per il tris dei marsicani. Poker dei biancoverdi che arriva al 22esimo grazie ad un calcio di punizione di Federico Cerone che trova l'angolino alla sinistra del portiere ospite.
Al De Marzi l'atmosfera si fa più distesa e Giampaolo fa esordire Conti e Dosa per Cerone e Bisegna. Mister Pazzaglia corre ai ripari inserendo Piggini, Grazioso, Masso e Mihailov per Lombardo, Giovagnoli, Bracciatelli e Trillini. In pieno recupero arriva il sigillo del 5-1 biancoverde grazie al neo entrato Dosa, esterno offensivo classe 2000. Tre punti importanti per l'Avezzano che annulla la penalizzazione e si porta a quota zero. Il vero campionato dei biancoverdi inizia da oggi. Eh sì, inizia da oggi perché l'Avezzano torna a quota zero e quindi può cominciare ad accumulare punti dalla prossima giornata, ma la prossima giornata sarà derby a Giulianova. A proposito, lo diciamo subito, non avremo a disposizione il servizio della partita San Maurese-Giulianova, vi rimandiamo a domani, chiaramente daremo grande spazio alla Giulianova già dalla prossima domenica quando ci sarà appunto questo derby con il ritorno di Federico Giampaolo nella sua Giulianova. Tornerà da allenatore avversario, ma insomma è un giocatore che ha portato alto il nome di Giulianova, uno dei tanti prodotti del calcio giugliese. Insomma, abbiamo visto le immagini, Paolo D'Ercole, una vittoria che poi è risultata facile nel secondo tempo. È legittimata comunque dalla tantissima qualità tecnica che ha l'Avezzano nel reparto offensivo, dei giocatori davvero forti. Abbiamo detto inizio del campionato, no, queste le squadre da battere. Oggi hanno dato un grosso segnale di forza. Paolo, l'Avezzano... Sì, una vittoria meritata sicuramente. Io credo che l'Avezzano, nelle prime due giornate aveva raccolto meno di quanto meritasse, soprattutto nella partita casalinga col Cesena con quel gol quasi allo scadere dei bianconeri. Anche col Monte Giorgio c'era stata una sconfitta un po' rocambolesca perché l'Avezzano era riuscito anche a portarsi in vantaggio, quindi credo che la vittoria di oggi possa servire anche sicuramente alla squadra, ora dopo aver annullato la penalizzazione, di acquisire ancora più consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto di poter guardare al futuro sicuramente con maggiore serenità, perché anche ad Avezzano quest'anno si era partiti con grandi aspettative quando non si sapeva ancora che il Cesena avrebbe partecipato al girone F. È chiaro che questa sulla carta è una delle formazioni favorite, quella del presidente Paris, però col Cesena bisogna fare i conti e un po' le carte si sono rimescolate. Questo successo avrà riportato un po' di serenità nell'ambiente. Noi abbiamo riportato le parole fuori microfono del presidente Paris, molto amareggiato dopo la sconfitta contro il Monte Giorgio. Beh, io credo sicuramente di sì, perché oggi la squadra ha giocato una grande partita e ha dimostrato di essere formazione di rango. Il presidente Paris vuole sempre vincere, lo conosciamo, ma chi non vorrebbe, quale presidente non vorrebbe vincere le partite? Però è chiaro che ora, senza la penalizzazione, dopo questo 5-1, sicuramente il clima è più sereno, e poi domenica c'è questa partita Alfadini molto molto sentita, perché è un derby ma anche una sfida, lo ricordiamo, sentita proprio per la rivalità esistente fra le due tifoserie, ma soprattutto sarà una partita che dirà di che pasta è fatto l'Avezzano, al cospetto di un Giulianova che ha avuto un ottimo inizio di campionato. Sì, e che è imbattuto. A proposito di presidenti, anche Paolo D'Ercole ha a che fare con un presidente ambizioso, un personaggio anche egli, no? Gilberto Candeloro, che è stato un po' sulle prime pagine dei giornali negli scorsi mesi per una serie di trattative che poi non si sono concretizzate, però insomma Candeloro è un personaggio importante, la sua presenza fa bene al calcio abruzzese. La sua presenza fa bene al calcio in generale, ce ne fossero di persone così serie e attente comunque anche al rispetto di chi lavora per lui. Lui ha grandi progetti, speriamo di continuarne a farne parte. Il progetto, questo progetto filiera, no? Che si sta ancora coltivando, so, è possibile dire qualcosa sotto questo profilo? No, questo dovete chiedere al presidente, io mi sto occupando della parte sportiva riguardante del Francavilla, quindi adesso mi interessa il Francavilla, non ho altri pensieri.
Paolo D'Ercole che ha avuto un trascorso nell'Arenato Curiangolana, poi la carriera da dirigente sportivo è proseguita a Francavilla, insomma immagino con la giusta ambizione, no? Comunque è stato un percorso importante per una persona comunque così, così giovane. Il Presidente mi ha dato questa grande opportunità, la prima me l'aveva data a parte Pescara, poi l'Angolana nel nuovo ruolo e adesso me l'ha data Gilberto Candeloro e sono contento e spero che anche lui sia contento di questo. Con Paolo Rachini si ricostituisce un sodalizio? Assolutamente sì, io sono contentissimo del mister, conosco come ho detto anche in altre trasmissioni, conosco pregi e anche i difetti del mister e lui conosce i miei, andiamo d'accordo, una persona con cui si riesce a parlare, che riesce a stare bene con la squadra, c'è un clima sereno, però spero che rimanga tale anche quando ci potrebbero essere delle difficoltà, non deve essere obbligatorio che ci siano delle difficoltà. Ok, andiamo con i risultati, se è possibile, con l'ausilio di Maurizio Daqui, poi ci fermiamo con la seconda parte dell'Abruzzo del Pallone. Nella terza vi preannuncio spazio al servizio Forlì-Pineto, soprattutto spazio alle interviste che arriveranno da Imola, con anche le immagini salienti della partita Imolese-Teramo. Allora, Fermana, Gianna Erminio 1-0, Gubbio Albino Leffe 0-0, Imolese-Teramo 1-1, Monza Renate 1-0, Pordenone Virtus Vecomp Verona 1-0, su Tirol Fano è finita 0-0, dunque un punto per la squadra di Massimo Epifani, Vicenza Rimini 1-1 con botta e risposta nel finale, era passato in vantaggio il Rimini ma ha prontamente pareggiato il Vicenza, e poi Triestina Ravenna 3-0 per il Vicenza, pareggio al 96esimo sul rigore di Giacomelli, con il Rimini che era passato in vantaggio al 92esimo con Guiebre. Si stanno giocando ancora San Benettese Vispesaro che è iniziata alle 20:30, siamo alla mezz'ora, 0-0 appunto, Triestina Ravenna siamo invece nella parte finale, siamo al 76esimo ma la gara sembra davvero in ghiaccio per la compagine alabardata che è andata in gol due volte con Bracaletti, un gol e una volta con Beccaro. Ci fermiamo, io saluto Paolo D'Ercole contando magari di riaverlo in trasmissione prossimamente, grazie, ritroverà chiaramente il conduttore della trasmissione, il titolare Jacopo Forcella, però insomma siamo qui in famiglia, caro direttore. Piacere. Grazie anche a Paolo Renzetti, grazie, tra poco ci sarà una staffetta per affrontare l'ultimissima parte di questo Abruzzo del Pallone, tra poco. Allora, terza parte, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, ritroviamo Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Buonasera Roberta. Allora, come promesso in questa ultima parte, Forlì-Pineto, ma in particolare anche in Imolese-Teramo con le dichiarazioni dei protagonisti, dichiarazioni raccolte poco fa da Jacopo Forcella. Intanto possiamo vedere alcune delle immagini salienti che sono arrivate dallo stadio Romeo Galli di Imola, è finita 1-1 tra Imolese e Teramo, sicuramente il Teramo può rammaricarsi per il fatto che aveva trovato il vantaggio a inizio di secondo tempo, ma è un vantaggio che è durato poco, troppo poco, sicuramente se Teramo fosse stato nelle condizioni di proteggere il gol realizzato dal suo capitano Ivan Speranza per più minuti, sarebbero aumentate le possibilità di portare a casa l'intera posta dallo stadio Galli. Queste sono le immagini, una formazione schierata a sorpresa da Zichella che sì, aveva annunciato dei cambiamenti, però forse non fino a questo punto, perché ad esempio in attacco ha giocato Fratangelo come esterno, Barbuti è stato il
centravanti titolare. Zecca ha completato il tridente, a centrocampo hanno giocato Persia e De Grazia. De Grazia mezzala, Persia ha giocato in regia al posto di Ranieri, che è partito dalla panchina. In difesa la novità è stata Altobelli, che è stato schierato al posto di Caidi, mentre Ventola, lo si ipotizzava, ha preso il posto di Fiordaliso. Qui stiamo vedendo un po' le immagini, il gol questo del Teramo, il gol di Ivan Speranza da azione d'angolo, una traiettoria, una sorta di palombella per il capitano del Teramo, un'azione simile a quella che aveva portato il Teramo vicino al gol con la San Benedettese. In quel caso il colpo di testa di Caidi era stato respinto sulla linea da Bove, in questo caso invece la traiettoria ha concluso, è stata tale da finire in fondo al sacco e il Teramo è passato in vantaggio. Però, come detto, il vantaggio è durato troppo poco, nel giro di un paio di minuti c'è stato il pareggio di Saber, che sempre da azione d'angolo ha ripristinato la parità. Poi il Teramo ha sofferto tanto sugli attacchi dell'Imolese, che voleva la prima vittoria casalinga. Il Teramo alla fine ha portato a casa un punto che vediamo come è stato valutato in casa biancorossa, intanto attraverso le parole del tecnico Giovanni Zichella, che nel finale di partita si è sbracciato tanto nei momenti di massima difficoltà della sua squadra. L'intervista ovviamente di Jacopo Forcella. Mister Zichella, la buona notizia è che il Teramo almeno in zona gol si è sbloccato, la cattiva è quel gol subito dopo il vantaggio. Sì, difatti quando abbiamo fatto gol ho pensato, oh, finalmente non stiamo facendo benissimo come le altre due partite e forse riusciamo a portare i tre punti a casa. Continuiamo a fare delle ingenuità. Dovrei ripetermi dire che oggi giocavano 5, 6, 7 giovani e qualche ingenuità c'è, però adesso dobbiamo eliminarle. Siamo già alla terza, se arriva un cross dal fondo la devo respingere. La prima regola della scuola calcio, in fallo laterale, non in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, prendiamo la marcatura e prendiamo gol. È giusto che prendi gol e quindi non vinci la partita. E in questo sono un po' arrabbiato. Altra cosa da salvare probabilmente è che questa squadra ha saputo soffrire nella parte finale in cui l'Imolese cercava la vittoria e ci è andata anche vicino. E io non mi sento di dire niente, ragazzi, cioè devo essere sincero con l'impegno, poi io ce l'ho tutta la settimana, oserei dire un po' da libro cuore che vivo per loro, cioè nel senso che passo tutta la giornata a pensare come poterli aiutare, quindi loro penso che questo lo sappiano. In cambio non c'è un calciatore che si risparmia di mezzo centimetro, di questo li voglio ringraziare pubblicamente. Il tridente completamente nuovo oggi, soddisfatto? Sì, soddisfatto perché l'età media non la diciamo, mi è piaciuto Fratangelo perché non era facile giocare contro l'Imolese, che come avevo detto in conferenza stampa è una squadra che farà bene quest'anno, farà anche parecchi punti perché è una squadra quadrata dove gioca bene, sono organizzati e mi piace. Posso chiederle, il cambio di Persia, ok, era abbastanza scontato per Ranieri, Altobelli Caidi per aggiungere i centimetri? Problema fisico, ha preso una botta dietro la schiena e mi ha chiesto il cambio. Cambi obbligati sono stati Persia, che non ha minuti nelle gambe, Altobelli che ha preso una vecchia dietro la schiena e Fratangio mi ha chiesto il cambio, che aveva i crampi al polpaccio. Adesso subito in campo, di nuovo il Gubbio, non ci sarà tantissimo tempo, così come è stato per questa partita, per prepararla? Non abbiamo tanto tempo per preparare la partita, però ho dei ragazzi fantastici che sono sicuro che daranno di nuovo tutto e cercheranno di vincere per la prima volta in questo campionato. Mister Dionisi, probabilmente la spinta ad un certo punto alla sua squadra nel secondo tempo l'ha dato quel pareggio, è arrivato subito quel gol preso a freddo a inizio ripresa. Sì, abbiamo fatto una partita positiva, come diceva il mister del Teramo, loro hanno giocato di rimessa, ci hanno messo in difficoltà perché ci concedevano poco spazio nella metà offensiva, però ragazzi sono stati bravi, purtroppo nel secondo tempo aver preso gol dal nulla, fondamentalmente da un calcio d'angolo, anche calciata abbastanza lentamente, andata a finire proprio sul secondo palo. Fortunatamente per bravura l'abbiamo rimessa subito in piedi, peccato non aver ottenuto quello che meritavamo, perché poi credo nel secondo tempo
abbiamo avuto tante occasioni, però insomma non posso che fare complimenti alla squadra, perché la reazione è stata strapositiva, la prestazione è stata positiva. Dobbiamo calarci ancora di più in categoria, perché è una prima volta che prendiamo gol su palla inattiva, effettivamente l'abbiamo anche fatto su palla inattiva, però insomma non recrimino nulla, dai. Prestazione anche condizionata la vostra da due infortuni, prima Sereni in apertura, poi Rossi poco prima di prendere il gol. Sì, un peccato per i ragazzi che si sono fatti male, speriamo che non sia nulla di grave, però chi è entrato ha fatto bene. Quindi sono contento di chi è entrato, di chi ha giocato. Purtroppo loro due sono dovuti uscire causa infortunio, però fortunatamente ci sono 5 cambi e ne ho a disposizione bravi, e oggi l'avete visto, insomma, ecco. Abbiamo visto quando è entrato un Lanini che aveva davvero voglia di farsi vedere, di trovare il gol. Sì, come tutti. Lanini si è messo a disposizione, la squadra l'ha aiutato a creare delle diverse occasioni, ha calciato un po' di volte in porta. Siamo stati magari poco lucidi nella scelta finale o un po' lenti nella conclusione, però insomma, ripeto, sono contento di tutti, ora non mi soffermerei su un singolo, ecco. Abbiamo ascoltato dopo Giovanni Zichella anche Alessio Dionisi, tecnico dell'Imolese, insomma abbiamo ascoltato anche le parole dell'allenatore biancorosso, che ha sottolineato una sequenza di errori che si sono verificati dopo il gol di Speranza, che hanno portato al pareggio dell'Imolese, sia nel momento in cui il Teramo ha concesso il calcio d'angolo agli avversari, sia anche negli errori nella marcatura, errori che Saber ha fatto pagare con quel colpo di testa all'altezza del primo palo per realizzare il gol che poi è stato quello del definitivo 1-1, ma lo ripetiamo, dopo quella marcatura il Teramo ha sofferto gli attacchi dell'Imolese. Diamo uno sguardo alla classifica, prima abbiamo visto i risultati, siamo al 90° a Trieste, sempre 3-0 per la Triestina, ma ripeto, gara in ghiaccio, mentre si sta giocando il primo tempo al Rivera delle Palme, 0-0 il match tra la San Benedettese e la Vispesaro in un derby tutto marchigiano. Allora, in questo momento comandano il Monza e il Pordenone, poi Fermana e Sudtirolo sono a quota 7, Triestina a quota 6, Imolese a quota 5, a quota 4 Rimini, Renate e Vispesaro, 3 punti per il Vicenza. Sta facendo fatica il Vicenza in questo inizio di campionato. A quota 2 Gubbio, Albino Leffe, Teramo e San Benedettese, 1 punto per Fano, Ferrar Pisalò, Gian Erminio e Ravenna, 0 punti per Virtus Vecomp Verona e ovviamente per la Ternana, che deve ancora giocare la sua prima partita, probabilmente accadrà nel prossimo fine settimana. Questo è il quadro per quanto riguarda la classifica, però siamo nelle condizioni di potervi far ascoltare anche le parole del capitano del Teramo, Ivan Speranza, il grande escluso nella gara della prima giornata persa dal Teramo a Bolzano contro il Sudtirol. Il capitano ha ripreso il suo posto nella partita precedente, quella con la San Benedettese, e oggi ha trovato anche quello che è il primo gol in campionato del Diavolo. Ascoltiamo il capitano Ivan Speranza. Ivan, è giusto che il primo gol ufficiale in campionato lo segnasse il capitano del Teramo? No, vabbè, fa piacere ovviamente far gol, però mi spiace, potevamo fare meglio, magari portare a posto in palio pieno a casa, magari non prendendo subito gol appena fatto, abbiamo preso subito il gol, quindi quello è stato un peccato, perché magari non prenderlo subito, potevamo, passando i minuti, si poteva portare a casa magari. Che fosse un gol liberatorio lo si è capito dalla tua esultanza, hai fatto 70-80 metri di campo per andare nel settore dei tifosi del Teramo. Sì, certo, anche perché penso di mercoledì e tanti tifosi che vengono e ci seguono, e penso è il minimo. E fa piacere comunque vederli, ci seguono sempre, ed era il minimo, penso, andare da loro e condividere la mia e la nostra gioia. Il tuo gol, ma parliamo un po' del gol dell'Imolese, che cosa non ha funzionato su quel calcio d'angolo? Ma semplicemente la marcatura, abbiamo perso la marcatura e ho fatto gol, nulla di che, ognuno ha le marcature, purtroppo capita, ma non doveva capitare, perché appena fatto gol, ripeto, dovevamo alzare un attimo l'asticella di attenzione, di concentrazione per non prenderlo. Purtroppo non è andata così.
Nel primo tempo, po' duello con gli attaccanti dell'Imolese, ti abbiamo visto anche prendere un colpo, come stai? Ho preso una bella botta sulla caviglia, mi è salito sopra attaccante, niente, un po' gonfio, adesso ho fatto un impacco e vediamo, speriamo di recuperare il prima possibile, comunque c'è il Gubbio domenica, quindi subito pochi giorni, si fa il massimo per recuperare subito. Una settimana rosso-blu, San Benedettese, Imolese, adesso arriva il Gubbio. Zichella ha detto: sono certo che i ragazzi daranno tutto per regalare al pubblico la prima vittoria stagionale. Ma certo, noi lo vogliamo e ci stiamo mettendo tutta. È un percorso di crescita che stiamo facendo, dobbiamo crescere ancora tanto. Come ha detto il mister, speriamo di regalare la prima vittoria al nostro pubblico, che se lo meritano. Queste le parole di Ivan Speranza, che cercherà di stringere i denti e recuperare in vista di Teramo Gubbio. C'è anche la sconfitta dello scorso anno da vendicare. Il Teramo fu battuto al Bonolis in rimonta dalla squadra eugubina e certamente vorrà prendere i tre punti, i primi tre punti in campionato di questa stagione. Teramo che da diversi mesi non assapora il gusto della vittoria, almeno in campionato, perché in Coppa il Teramo ha vinto a Rieti a fine agosto e con quella vittoria è riuscito anche a superare il turno di campionato. Però torniamo in Serie D perché abbiamo un ultimo servizio da mostrarvi, lo 0-0 tra Forlì e Pineto. Roberta, in attesa di vedere le immagini, era importante per il Pineto dare intanto continuità alla bella prova con il Matelica. Assolutamente sì, tra l'altro ecco uno 0-0 che comunque adesso io non ho visto le immagini, le vedrò insieme con voi in questo momento, però ecco andare a prendere un punto a Forlì, ora non so come si è sviluppata la partita, però sicuramente è cosa buona sicuramente per il Pineto, sia per dare continuità sia per arrivare nella maniera migliore possibile a battersi poi domenica prossima contro la capolista in questo momento, quindi la San Giustese, che verrà appunto domenica al Mariani Pavone. Amaulo aveva annunciato che avrebbe cambiato qualcosa, effettivamente qualcosa di nuovo c'è nella formazione che ha giocato oggi a Forlì. Non c'è Pepe in difesa, quindi, perché comunque aveva avuto un problema muscolare, un affaticamento se non vado errato, quindi gioca Orlando dal primo minuto, poi adesso vedremo il servizio. Ha dato spazio anche a questo giovane ragazzo Camplone che lo ha fatto giocare esterno, che domenica era entrato bene in partita nei minuti finali, c'è stato l'esordio anche dal primo minuto di Amadio a centrocampo insieme con Fortunato, questo ce lo chiedevamo, no? Sì, anche nella prepartita hanno giocato entrambi, spostando Fortunato mezzala come nei minuti finali di domenica scorsa. Allora andiamo a vedere il servizio confezionato da Jacopo Forcella, che oggi è stato il re dell'Emilia, prima Forlì, poi Imola. Tour de force. Noi invece lo ascoltiamo in senso contrario, abbiamo fatto prima Imola e ora Forlì con Forlì Pineto, gara finita senza gol. Finisce senza reti la gara del Tullo Morgagni tra Forlì e Pineto, partita solo a tratti piacevole in un clima primaverile e che la squadra adriatica interpreta con buona personalità, a cui manca però il sostegno solamente del gol che avrebbe indirizzato la partita. Amaulo si affida a Pedalino come riferimento centrale d'attacco, con Massa e Camplone a dargli sostegno. Amadio in campo dal primo minuto, mentre dietro c'è Orlando e non Pepe a far coppia con Pomante. Nel Forlì 4-3-1-2 non c'è lo squalificato Mazzotti al suo posto, in mezzo al campo Prati, Tonelli tra le linee per provare ad ispirare Castellani e l'ex teramano Alex Ambrosini. Pineto in evidenza già in avvio, della Quercia al sesto pennella il traversone che Pedalino gira verso Mortenti, bravo ad alzare in corner la traiettoria dell'attaccante biancoazzurro. Ospiti più spigliati, biancorossi di casa che fanno fatica nella manovra e che solo al 19° si affacciano dalle parti di Fargione, con il corner di Ambrosini che pesca Brunetti, il cui colpo di testa si perde fuori in un soffio. Parte centrale di match abbastanza noiosa e rotta dall'occasione che Fortunato si ritrova al 33°
sul piattone destro dopo un corner di Marianeschi. La battuta del centrocampista è troppo debole e Mordenti si salva con una respinta, così come al 36esimo fa Fargione dall'altra parte quando Ambrosini prova a bucarlo con il diagonale mancino servito da Castellani. Il portiere ospite fa buona guardia. Il Pineto torna a farsi vedere al 43esimo con la discesa di Massa che conclude l'azione personale con una sventola che passa però alta sopra la traversa. La squadra di Amaulo si ripresenta dopo l'intervallo con lo stesso spirito e fortunato al 54esimo a chiamare Mordenti alla risposta prodigiosa sulla punizione bomba che calcia da posizione peraltro defilata. Occasione colossale per i biancazzurri e il Forlì tira un sospiro di sollievo. Poi tanti, troppi minuti nei quali il Pineto, nonostante una buona prestazione, non riesce a trovare lo spazio giusto per colpire Galletti che ridisegnano l'attacco con Graziani prima e Ferri poi per Castellani e Ambrosini. Proprio quel Graziani che al 62esimo viene anticipato a ridosso della porta biancazzurra su assist di Donelli. Le ultime emozioni nel recupero. Al minuto 92 Porrini, pescato all'interno dell'area di rigore da Marianeschi, alza troppo la traiettoria mentre al 94esimo il Forlì protesta per un contatto tra Cortesi e Fargione che Bianchini giudica regolare con il numero 26 che rimedia anche un cartellino giallo. Poi più nulla fino al triplice fischio che conferma i progressi del Pineto che ora dovrà vedersela con la San Giustese al Mariani Pavone già domenica per un match davvero da non perdere. Mister Amaulo, non è arrivata la vittoria, però probabilmente quello che ti ha soddisfatto al di là del pareggio, probabilmente la personalità che abbiamo visto al Pineto questo pomeriggio nell'affrontare la partita. Sì, peccato per la vittoria che non è arrivata. La prestazione sicuramente la meritava, perché venire qui a Forlì e imporre il proprio gioco con personalità, senza timore, non è un campo difficile contro una squadra forte, l'abbiamo fatto per tutti i 90 minuti. Peccato però, come hai detto te, la prestazione mi conforta e dobbiamo insistere e continuare su questo punto di vista. E prima o poi le vittorie arriveranno, se le prestazioni sono queste le vittorie arriveranno. Hai avuto anche delle risposte positive da quel minimo turnover che ci vuole in una settimana con tre impegni? Sì, delle risposte importanti come quella da Madio che era l'esordio, di Camploni che era l'esordio al primo minuto e a un certo momento non sapevo chi cambiare perché la squadra stava facendo talmente bene che facevo fatica a trovare, tirare fuori un giocatore su una squadra che era molto equilibrata e compatta e giocava bene al calcio con buona geometria, quindi mi dispiaciuto per tenere fuori qualcuno e però ero in difficoltà nelle scelte e siamo andati avanti fino alla fine perché speravo sempre di trovare la zambata vincente. Domenica ci sarà una grande partita perché arriva una delle due capoliste, arriva la San Giustese che oggi ha battuto nettamente la Vastese 3-0, sarà una partita in cui Amaulo vorrà rivedere questo Pineto? Beh, vorrei rivedere il Pineto di oggi, il Pineto di domenica scorsa con il Matelia, che tra l'altro oggi ha battuto il Cesena, quindi è sembrata una vittoria scontata, invece è stata una vittoria difficile che la squadra ha meritato, interpretato bene la partita. Domenica ci sarà la San Giustese, ogni domenica è un'altra storia, quindi questo campionato è un campionato e di altissimo livello con squadre secondo me molto forti, quindi bisogna giocarsi le partite e interpretarle bene, poi il risultato a prescindere se giochi in casa o in trasferta dipende sempre dalla prestazione che uno fa. Mister, un pareggio 0-0 con il Pineto in una partita che solo per alcuni tratti ha destato una buona impressione, tanti momenti di studio, che partita è stata per lei? Ma sapevamo che il Pineto era una squadra fortissima, l'aveva dimostrato domenica prima, ma anche con Francavilla non meritava un passivo così alto. Soprattutto in secondo tempo. Siamo equivalsi e rammarico per quel minuto finale perché c'è una cosa che non ci è stata data e ovviamente poteva influenzare. Ma è evidente, prima cosa il portiere quando dice no così e prende la palla il giocatore tendenzialmente viene sempre dato, però a parte questo complimenti al Pineto perché comunque ha fatto una bella partita, noi potevamo fare meglio però con le forze che avevamo abbiamo comunque retto e niente, ci prepariamo per la prossima. Ok, riprendiamo da quell'episodio che fa recriminare il Forlì. Io se dovessi giudicare l'atteggiamento del portiere forse parlerei di colpevolezza,
di Fargione, che cerca un po' di fare il finto tonto, di allontanarsi dalla scena. Nel vedere la traiettoria del pallone mi verrebbe da dire che Fargione ha preso la sfera, e poi forse prende anche il giocatore, quindi probabilmente letto in questo modo l'intervento è regolare, perché l'intervento è risolutivo sul pallone. Però poi Fargione non sembra di alzarsi di scatto e dire no, l'intervento è regolare, ma cerca un po' di allontanarsi facendo finta di niente. Questa è una lettura che do io, non saprei dire se è rigore o no, francamente. Roberta? No, quello che mi sembra, ecco, dalle immagini vedo che comunque il pallone cambia traiettoria, quindi sembra di aver, ecco, quindi il portiere sicuramente prende prima il pallone e poi prende anche le gambe del giocatore. A meno che non sia il giocatore del Forlì a prenderla con il piede, a scansare con il piede, a quel punto Fargione. Però in questo senso le immagini non ci chiariscono al 100%. Però penso che... Che sia più Fargione a intervenire. Sì, perché la palla, se la prendesse il giocatore, andrebbe nell'altra direzione, certo. Invece va verso sinistra. Però la prestazione di oggi, destra, positiva del Pineto, no. Lo ha riconosciuto anche il tecnico del Forlì. La vittoria su un Matelica che oggi ha battuto il Cesena ci fa capire che il Pineto spento che avevamo visto in Coppa col Giulianova e alla prima giornata è probabilmente un Pineto che ha riacceso la luce. Ma guarda, io sono, infatti, dopo non ti nego che sono stata sorpresa della prestazione di Francavilla, perché comunque evidentemente è stato un mezzo passo falso, perché forse la squadra ancora doveva un po' carburare. Nelle ultime due prestazioni, ecco, adesso dopo aver visto le immagini, anzi ti dirò che forse meritava anche qualcosina di più nel computo delle occasioni, dopo aver rivisto tutte le immagini della partita, anche se non è stata una gara entusiasmante con chissà quante occasioni, però c'era da aspettarselo. E ora arriva la San Giustese capolista, quindi un altro test importante. Tra l'altro importante. È una squadra che il Pineto ha già battuto in Coppa Italia, al primo turno di Coppa Italia, gol di Pedalino. Con il gol di Pedalino, e appunto vinse il Pineto contro la San Giustese, che però nel frattempo secondo me è cresciuta, certo, rispetto a quella partita. E poi partita. Ha un Pezzotti che è l'ex di turno. Esatto, che tra l'altro sta in grande spolvero, sì, perché ecco, finora ha già segnato due o tre reti, adesso mi sono persa Può un essere un rimpianto Pezzotti? Perché lo scorso anno aveva fatto bene. È stato un attimo, allora è stato in forze fino alla fine il suo, diciamo, allontanamento. Inizialmente si pensava che potesse rimanere, poi invece alla fine è andato via. Pezzotti è un ottimo giocatore, insomma è stato uno dei pionieri della passata stagione, certo, uno dei migliori, sicuramente si è inserito in maniera ottima, perché non solo sta giocando bene sull'esterno, ma riesce addirittura anche ad andare con una certa facilità in rete, dunque sicuramente è un giocatore che comunque molti dei ragazzi del Pineto comunque conoscono già dalla passata, sì, stagione, quelli confermati. Gran sinistro, giocatore da un gran sinistro, specialista dei calci piazzati, rigorista, sicuramente un giocatore forte. Ex capitano della San Benedettese, insomma non è che dobbiamo presentarlo noi. Quindi mi aspetto sicuramente una partita ad alto livello, perché comunque secondo me anche il Pineto ha un ottimo organico, si è rinforzato ulteriormente e dunque sicuramente sarà una bella partita tirata. Ne vedremo delle belle. Bene, allora schermate Serie A, risultati provvisori, vedremo anche la schermata di Serie B, la schermata di Serie C. Per quanto riguarda la D abbiamo visto poco fa la prossima giornata, giocata ieri Inter-Fiorentina 2-1, finita perché giocata oggi alle 19, Udinese-Lazio 1-2 con l'Udinese che aveva accorciato con Nuitink dopo l'1-2 Acerbi-Correa per la squadra di Simone Inzaghi.
Si stanno giocando le altre partite: Atalanta-Torino 0-0, Cagliari-Sampdoria 0-0, Genoa-Chievo 0-0, Juventus-Bologna 2-0, le reti di Dybala e Matuidi, Napoli-Parma 1-0 con la rete di Insigne, Roma-Frosinone 2-0, in gol Under e Pastore. Domani Spal-Sassuolo ore 19 ed Empoli-Milan ore 21. In Serie B vi diamo il finale di Cremonese-Cosenza 2-0 con le reti di Mogos e Paulinho. Si sta giocando in questo momento Foggia-Padova, il Padova è in vantaggio 0-1 per effetto del gol realizzato da Mazzocco. E peraltro il Padova sarà il prossimo avversario del Pescara, posticipo di lunedì 1 ottobre allo stadio Euganeo, e il Padova, se dovesse spugnare Foggia, si presenterebbe davvero alla grande a questo appuntamento contro un Pescara che è secondo in classifica e imbattuto. E occhio, perché il Foggia, se dovesse contro Foggia, perché il Foggia contro, perché il Foggia tempo di San Benedettese vi spesero 0-0 al momento il punteggio. Grazie a Roberta Di Sante, grazie per il tuo contributo, grazie a chi è stato in presenza Di Sante. Di Santo, Di Santo, Di Santo. Di Santo, Di Santo. All'inizio del campionato ci sono degli equilibri. Sarà Di Santo. Di Santo, forte, abbiamo avuto la fortuna di fare tre vittorie in questo momento, però ecco, nulla credo che per quanto ci riguarda sia venuto a caso. È un gruppo che lavora molto bene, è un gruppo che dà ampia disponibilità, e quindi di questo sono molto contento, perché anche oggi avevamo due o tre defezioni. Chi è entrato in campo dal 2001 e via dicendo hanno risposto sempre presente. Liguori in questo momento viene da un percorso qui a San Nicolò Noteresco dall'anno scorso, ha delle qualità che per il nostro modo di vedere sono importanti. Sta dimostrando il suo valore, al di là dei gol che in questo momento sta facendo, però sta dando una grossa mano alla squadra e per il nostro sviluppo di gioco.